cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG che apriamo con le consultazioni del presidente Mario Draghi che nella giornata di ieri ha incontrato la Lega e il Movimento 5 Stelle. Ha detto il capo politico dei grillini Vito Crimi che abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà. Il nuovo governo deve avere un'ambizione solidale, ambientalista, europeista e partendo da quello che è già stato realizzato, dunque bisogna sempre guardare al bene dell'Italia e non ci devono essere delle problematiche di rammarico. Vediamo se ci sono anche le condizioni affinché il Paese venga messo in sicurezza al più presto, ha detto il premier uscente Giuseppe Conte fuori da Montecitorio a seguito delle consultazioni. Ha detto invece Salvini che la Lega non pone condizioni, lo fanno altri, noi non la mettiamo né sulle persone né tantomeno sulle idee. Il bene del Paese deve superare qualsiasi tipo di interesse personale e di partito, non ci deve essere alcuna tassa, semmai una pace fiscale per aiutare i cittadini. Abbiamo impiegato molto tempo sullo sviluppo e la crescita, ha concluso Salvini. Aggiornamento Covid nazionale, il bollettino di ieri del Ministero della Salute ha fatto registrare 13.442 nuovi contagi a fronte di 282.407 test effettuati tra test antigenici e molecolari. I decessi sono stati 385, ma calano i ricoveri. Le terapie intensive sono 32 in meno, con un totale di 2.110, i ricoveri ordinari 167, con un totale di 15.408. Il tasso di positività è sceso al 4,75%. Intanto il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto per autorizzare la distribuzione degli anticorpi monoclonali approvati dall'AIFA e arrivate anche presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare vicino Roma le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Per quanto riguarda invece l'andamento della curva pandemica con l'indice RT stabile allo 0,84, a commentare appunto la settimana dei contagi è stato Gianni Rezza. Lo ascoltiamo in conferenza. L'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese scende leggermente rispetto alla scorsa settimana, ma è ancora elevata, circa 273 casi per 100.000 abitanti. Mentre l'RT è lo stesso della scorsa settimana e si fissa intorno a 0,84. Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, siamo intorno al 26%, quindi di poco al di sotto della soglia critica. In alcune regioni si registra però la circolazione di varianti virali, per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmente restrittivi, soprattutto nei comuni colpiti. Per il resto bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti. Ci spostiamo ora in Campania con l'andamento della curva pandemica sul territorio regionale. Secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi sono 1.546 nuovi positivi nelle ultime 24 ore con 80 persone sintomatiche. I test effettuati sono stati 19.325, di cui 3.001 antigenici. I decessi sono stati 9 nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, ci sono su 656 posti di terapia intensiva a disposizione, ne sono occupati 108, mentre invece i posti di degenza a disposizione della regione sono invece 3.160. A Palermo poteva essere una tragedia, ma un bambino eroe ha evitato il tutto chiamando la polizia, urlando al telefono in lacrime che la nonna aveva bisogno di aiuto e grazie al tempestivo intervento si è riuscita a salvare. Il piccolo bambino non si è arreso al panico ed è riuscito appunto a salvare l'anziana signora, dichiarando poi agli agenti intervenuti sul posto
che conosceva il numero di emergenza grazie al preziosissimo insegnamento dei genitori. Un intervento rocambolesco, quello delle volanti dell'ufficio prevenzione di Palermo, perché i poliziotti sono entrati nell'appartamento sfondando i vetri dell'abitazione al primo piano nel quartiere Zisa del Palermo, trovando il bambino in lacrime che era abbracciato alla nonna priva di sensi, ma i medici del 118 sono riusciti a stabilizzare l'anziana. Per arrivare però all'appartamento ci sono state più di qualche problematica, perché il cellulare della nonna non era agganciato al sistema di geolocalizzazione ed i poliziotti sono riusciti a tenere a telefono il bambino chiedendo nome e cognome e l'indirizzo del padre, risalendo poi grazie all'utilizzo dell'anagrafe. Mentre il bambino era ancora a telefono, i poliziotti sono arrivati dietro la porta dell'abitazione, ma il bambino non è riuscito ad aprire. Per questo si è deciso di scavalcare attraverso il balcone di una vicina, e davanti ai genitori in ansia che sono arrivati a casa dell'anziana, il bambino ha prima abbracciato i poliziotti, che gli hanno poi promesso che torneranno a trovarlo con un gradito regalo. A Napoli, giornata importante per i diritti, la libertà e la giustizia. Nella mattinata di ieri il sindaco Luigi De Magistris, insieme all'assessora alle pari opportunità Francesca Menna, all'assessora ai giovani Alessandra Clemente e l'assessore al welfare Giovanni Pagano, ha inaugurato la Casa delle Culture e dell'Accoglienza, una struttura comunale su tre livelli che accoglie un centro socioculturale polifunzionale e la prima residenza culturale appunto in Italia per persone vittime di discriminazione o marginalità sociale. La struttura sarà gestita da una cordata di associazioni, grazie anche al supporto dell'Ordine degli Psicologi della Campania e il nuovo Teatro della Sanità. Sul punto ascoltiamo le voci dei protagonisti. Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà e per la giustizia. La prima casa gestita interamente dal Comune per dare rifugio e accogliere le persone LGBT vittime di violenza, soprusi, abusi, discriminazioni violente. Ovviamente per ragioni di tutela non vi sveliamo il luogo, ma anche il luogo è un segnale del cambiamento dei tempi. Qui questa città crede nei sentimenti, nella fratellanza, nella solidarietà, nella giustizia e nel tendere una mano a chi è in difficoltà, applicando la Costituzione, le persone che vengono prima di tutto. E quindi oggi è un giorno importante, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo superato ostacoli burocratici, amministrativi, una grande volontà politica in cui la Costituzione, i diritti e il capitale umano prevalgono su tutto. A Napoli, con la zona gialla e una giornata di sabato con temperature praticamente primaverili, sono state tantissime le persone che si sono riversate nelle strade, affollando anche i luoghi di svago delle città e le vie, dello shopping da via Toledo a Chiaia, da via Scarlatti a via Luca Giordano nel quartiere Vomero, tutti con mascherine, però naturalmente inevitabilmente assembrati in serpentoni di cittadini, bar per l'aperitivo e ristoranti presi d'assalto, con anche lunghe code per poter accedere. In particolar modo boom di persone sul lungomare Caracciolo e problematiche per il traffico legate alla chiusura della galleria Vittoria. In centro a Napoli si sono viste anche tanti bambini già vestiti a festa per carnevale, ma i napoletani hanno anche scelto il mare, con tante persone che si sono riversate sulle spiagge di Miseno, dove i lidi sono naturalmente chiusi, ma la spiaggia era popolata da tante persone che, munite di telo da mare, hanno deciso di godersi un bel sabato al sole. A Caserta ancora una giornata negativa, quella di ieri, per quanto riguarda l'andamento della curva pandemica, perché dopo due settimane di discesa i pazienti positivi salgono nuovamente sopra i 3.000 casi. Questo emerge dal bollettino quotidiano emanato proprio dall'ASL locale, che ha ufficializzato 177
nuovi positivi su 2.328 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta al 7,7%. I guariti sono stati 63 e gli attualmente positivi aumentano di 111 unità. I decessi, 3 nelle ultime 24 ore, con soggetti che sono venuti a mancare tra Bellona, Maddaloni e San Felice a Cancello. L'aumento maggiore dei casi si è registrato a Sessaurunca con 19, poi Casapulla, Caserta e Caglianello con 7 e Maddaloni con 8. Restiamo nel casertano perché un dramma che continua a consumarsi legato al decesso del piccolo Gianni, il bambino di 2 anni che è stato ucciso lo scorso martedì a Castel Volturno. Il padre continua a respingere le accuse, affermando che il bimbo è caduto dalla culla, ma quando è arrivato all'ospedale Pineta Grande, proprio di Castel Volturno, riportava numerose lesioni che facevano pensare ad una violenza domestica. L'uomo, nel corso del lungo interrogatorio cui si è sottoposto in presenza del suo legale, ha fatto emergere particolari di violenza domestica che si sono consumati anche nell'appartamento della compagna 29enne. L'ha però accusato, affermando che è in cura e che è stato picchiato in diverse occasioni, ha detto: non ho ucciso io il piccolo Gianni, ho cercato soltanto di rianimarlo dopo che è caduto dalla culla. Chiudiamo con il calcio. Un Napoli impreciso, confusionario e poco determinato esce con le ossa rotte dalla trasferta di Genova contro il Genoa di Ballardini. Il Grifone si è imposto 2-1 grazie alla doppietta dell'ex di giornata Goran Pandev nella prima frazione. Il Napoli ha avuto tante occasioni, anche ha colpito 2 volte il palo, poi è arrivato il gol della bandiera di Politano. Una sconfitta pesante e inaspettata per la compagine partenopea, che paga assenza e scarsa lucidità. Ha detto Gattuso: ci siamo fatti 2 gol da soli, come dei polli abbiamo fatto tutto noi, costruiamo e non riusciamo a concretizzare. Manca lucidità, c'è stanchezza e ci mancano anche degli uomini fondamentali. Ha detto: la Coppa Italia al momento la priorità è tornare in Champions, la Coppa Italia ci ha regalato tante emozioni, ma è fondamentale per il Napoli proseguire e ritornare in Champions. Come si carica un tecnico? Ha detto: bisogna guardare negli occhi i calciatori e vedere se ne hanno ancora. Non ci si allena, ma comunque sono stati bravi i ragazzi ad offrire una grande prestazione. Prossimo appuntamento per il Napoli, impegnato mercoledì al Gevis di Bergamo per il ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo buon proseguo di domenica. Arrivederci.